veramente molto stanca, però nessuna necessità di installazione. Zibi, ci vuole veramente 10 minuti. Allora, ho preso un po' di fiori, questi qua sono quelli che rifioriscono quasi tutta l'estate, sia alcuni anche fino in autunno, e voglio mettere qualche fiore così colorato nella mia aiola. I miei tulipani che ormai hanno finito con la loro fioritura e voglio abbellire un po' l'aiola con questi fiori estivi. I fiori che mi piacciono tantissimo sono questi qua. Ultimamente vengo molto più, cioè mi appassiona molto di più i fiori tipo questi un po' da campo, tipo le margherite, o io questi qua li chiamo margherite da campo, però magari hanno un nome specifico, così loro, ecco, tutta l'estate rifioriranno, tanto comunque sono soltanto per una stagione e giusto per dare un po' di colori alla mia aiola. Adesso facciamo un primo molto buono. Per la prima cosa dobbiamo pulire un po' i nostri spinaci. Ecco, i spinaci sono pronti, li dobbiamo impolentare. Adesso li lasciamo raffreddare. Abbiamo bisogno di ricotta. I nostri spinaci. Metto dentro anche un uovo. Un po' di sale, un po' di pepe. Adesso ho già frullato tutto, mettiamo tutto in una ciotola che così sarà più comodo. Allora, adesso dentro mettiamo un po' di pan grattato. E anche la farina. La farina bisogna capire in base a quanto è grande il vostro uovo, quanto liquido c'è stato. Comunque dobbiamo avere un impasto un po' appiccicoso, ma che comunque riusciamo a fare delle paline. Ho spalmato con un po' di farina questo piatto. E adesso formiamo i nostri gnocchetti. Più che gnocchi hanno la forma di polpettine. Penso che un pranzo così, per preparare un primo così, vi ci vuole veramente 10 minuti. Sono molto facili da fare. Soprattutto, ecco, molto particolari e buoni.
Adesso mentre sto preparando questi polpettini, io comunque qua ho già messo l'acqua a bollire con un po' di sale dentro. Mentre l'acqua bollisce, io mi preparo qua un po' di... Questi sono fettini di provolone, così facciamo una crema morbida. Mettiamo dentro i fettini. Metto dentro un po' di panna fresca. Un po' di pepe, poco sale e andiamo a farli sciogliere. Allora facciamo andare i nostri gnocchi giù. Adesso vado veloce fuori, prendo un po' di prezzemolo, così lo tritiamo, lo mettiamo sopra questo piatto. È quasi pronto. Trito veloce un po' di prezzemolo. Si prepara questo piatto. Eccoli qua, sono già pronti. Mettiamo la nostra cremina. E voilà, il nostro piatto è pronto. Adesso provo a tagliare uno per farvi vedere quanto è morbido. È qualcosa di spettacolare. È una bontà, ecco, provatelo, ne sono certa che vi piacerà. Buonissimo, buon appetito. Eccomi qua, sono andata anche dalla parrucchiera, ho fatto la piega, ho fatto un po' di ondi così morbidi. Oggi sono veramente molto stanca, però cioè che ho sbagliato quando vuoi uscire la sera di caricarti così le giornate perché mi sento un po' sfinita, però vabbè, dai. Abbiamo fatto la piega, quando mi lavavano i capelli lì mi addormentavo, cioè proprio sentivo, no, un po' di relax così. Adesso andiamo a casa, mi cambio veloce e andiamo, ciniamo fuori e andiamo dal concerto di Biagio Antonaccio. Infatti ho fatto la piega perché abbiamo comunque i posti molto in avanti sulle prime file. E vi porto con me al concerto di Antonaccio, chi magari non è mai andato al suo concerto, così ci divertiamo questa sera e passiamo una serata diversa. Io non amo andare a vedere i concerti nella piazza, o però quando lo fanno in un teatro, o ad esempio in questi posti più piccoli dove tu hai i posti davanti, dove riesci a vedere meglio l'artista, allora sì, in questo caso mi piace molto di andare a questi concerti. E poi io Biagio Antonaccio lo adoro, cioè è proprio uno tra i miei preferiti. E un'altra cosa, ha fatto un concerto veramente bel sentito e proprio è uscito anche l'articolo su Padova di questo concerto perché veramente ha fatto scatenare tutti, cioè proprio si ballava, si cantava, sembrava tutti amici tra di noi, cioè, è stato veramente qualcosa di unico. Si è creata proprio un'atmosfera molto bella e sembravamo che tutti ci conoscevamo da una vita. È stato veramente molto ma molto bello. Ah!
da lassù ci guarda sempre, dice: anch'io quella notte gli ho dato dentro. Va bene, grazie ragazzi per questo momento family. Voglio cantare una canzone con un mio amico siciliano, ma ve ne parlerà un pezzettino dopo lui, perché lui lo spiega molto meglio di me. Intanto andiamo. Oggi vi voglio presentare un altro prodotto EcoFlow Wave 2. È un climatizzatore portatile con funzionalità di riscaldamento e raffreddamento. Io mi sono già studiata tutte le sue caratteristiche tecniche e non vedo l'ora di condividerle con voi. Lo mettiamo sopra la batteria. E lui si incastra. Allora qua abbiamo una uscita dove io ho messo questa base per fissare almeno il nostro tubicino, per cui abbiamo due uscite, una qua e una da quest'altra parte. Fissiamo il nostro tubicino con l'area di uscita in questo modo. Ecco, come potete vedere è molto semplice da montare. Ho aggiunto io questa base e anche da questa parte fissiamo il nostro tubo. Questo quando abbiamo bisogno per l'aria in casa. Adesso io vi spiegherò. Allora, adesso noi questi tubi li dobbiamo portare fuori. Ecco qua il tubo molto facile da aprire. Io se lo tiro lui diventa molto più lungo in base alla distanza che abbiamo bisogno noi per portarlo fuori. La stessa cosa facciamo con quest'altro tubo. Lo alziamo. Possiamo fissarlo anche su questi buchi di ventilazione. E dopo vi farò vedere come possiamo lasciare il prodotto fuori e che portiamo dentro soltanto il tubo con l'aria che a noi serve, o calda o fredda. Tiro questo, mettiamo dentro il tubo. Allora adesso lo accendiamo.
l'aria esce praticamente per di qua. Cosa fa? Prende l'aria da di fuori attraverso il nostro climatizzatore e lì fa uscire l'aria di nuovo fuori. Per cui noi respiriamo soltanto l'aria pulita e questo vale sia per riscaldamento che per raffreddamento. Adesso vi dimostro come possiamo tenere i nostri climatizzatori fuori, nel caso ecco, se andate in campeggio ad esempio. Lo teniamo fuori e soltanto con il tubo che facciamo venire l'aria dentro, questa sempre sia calda che fredda. Adesso dobbiamo smontare i nostri tubicini. Adesso montiamo la base qua sopra, come potete vedere qua montiamo dove esce l'aria quando lo teniamo in casa. Da parte, qua. Ecco qua, io adesso l'ho messo fuori, lui funziona, vedete non è messo in presa, perché lui sotto ha comunque la sua batteria, può andare anche senza corrente. Adesso facciamo questo, io lo tengo fuori, però il tubo lo metto dentro in casa, così lui mi butta l'aria fresca in casa. Allora io adesso prendo qua questo foglio, lo metto qua davanti, guardate come lo soffia, eccolo. Vedete perché tira l'aria? E se io faccio il silenzio, sentite anche l'aria come sta arrivando in casa. Perché il nostro buco è lì, per di là. Potete usarlo ad esempio nel vostro studio, se magari avete, non so, create corsi di cucina, o ad esempio potete anche usarlo nel vostro ufficio, avete una stanza dove dedicate al vostro lavoro, allora lui è ideale per questi spazi. Nessuna necessità di installazione e nessun drenaggio. Allora qua sul display abbiamo vari pulsantini come tipo ad esempio l'aria calda, l'aria fredda, la potenza del dispositivo, vedete qua possiamo fare. E se lo teniamo premuto per un po' di secondi lui si spegne da solo, dall'inizio magari che fa un po' di rumori però dopo lui si spegne da solo. Il climatizzatore più portatile, compatto e potente del settore, che garantisce comodità ovunque. È il condizionatore portatile più veloce con funzioni di raffreddamento e riscaldamento. Ampio tempo di funzione di 8 ore con una batteria supplementare. Senza installazione può essere montato ovunque, camper, camion, spazi aperti. Ricarica rapida in 5 modi, a casa o in viaggio. Allora qua abbiamo il connettore batteria aggiuntiva, vedete quando noi lo mettiamo lui si collega con la batteria. Possiamo anche collegarsi con i pannelli solari con un massimo di 400 watt tramite la porta XT60. Poi abbiamo anche la presa auto input di 200 watt tramite porta XT60. Connettori per la batteria aggiuntiva, presa a muro input massimo 820 watt tramite presa CA e alimentatori input massimo 800 watt tramite la presa CC. Abbiamo anche l'applicazione che possiamo scaricarla sui nostri dispositivi. In questo modo riusciamo dal nostro cellulare a tenere sotto controllo tutto. Vi lascerò il link con tutto nella descrizione del video.
Allora adesso veloce veloce vi faccio vedere come facciamo il formaggio o la ricotta, il primo sale con il caglio. Ho visto l'altro video che ho fatto la ricotta in casa, è stato molto apprezzato e incuriosito tantissimi di voi. Però ho visto anche che mi avete fatto delle domande che con una quantità così grande di latte è uscito poco. Sì, perché l'abbiamo fatto con succo di limone, per cui vedete abbiamo fatto in un modo un po' sforzato, se lo posso chiamare così. Adesso lo facciamo con il caglio e vedrete come con il caglio uscirà molto di più prodotto, cioè molta più ricotta o formaggio al primo sale. Allora, il latte, allora rispondo adesso anche alle domande se possiamo fare con il latte comprato, guardate, con il latte intero, non parzialmente scremato, ma intero sì. E comunque non è che esce proprio così perfetto, però comunque sì, si ottiene anche un po' di ricotta con il latte intero. Quello scremato, parzialmente scremato, assolutamente non vi esce niente. Abbiamo bisogno proprio di latte intero, è meglio ancora questo fresco direttamente dal contadino. E abbiamo bisogno anche di un latte grasso. Adesso se riuscite a vedere, vedete dove c'è questa righetta qua, il latte, che si è separato qua sopra il grasso del latte, che sarebbe quella panna acida. Ad esempio, se io questi barattoli lo lascio per 2 giorni qua in casa, allora qua sopra mi si separa il latte della panna e io con un cucchiaio posso prendere tutta la panna di sopra e lo metto in un contenitore, un barattolo separato in frigo, e avrò anche la panna fresca, panna acida è questa. Invece io lascio tutto così perché così il nostro formaggio esce più meglio, ecco, esce più grasso, più buono. Allora facciamo stesso procedimento, mettiamo il latte a scaldare. A fiamma bassa, se voi avete un termometro in casa, allora il latte non deve salire più di 37,5, massimo 38 gradi deve avere. Io non ce l'ho un termometro in casa, ma metto la mano, il dito dentro e io più o meno so quanto è 37-38 gradi il caldo. È come un'acqua di estate, più o meno la temperatura è quella. Per cui quando mettiamo il dito, ho le mani pulite, quando mettiamo il dito devi essere un po' tiepidino. Adesso io con la siringa mi estraggo un po' di caglio. Quando voi comprate il caglio sul foglio istruttivo c'è già scritto quanto caglio usare, perché ogni caglio è a sé. Adesso io mi estraggo un po'. Allora, perché non bisogna alzare il latte a una temperatura più alta? Per chi magari non lo sa, oggi imparerete una cosa in più. Il latte viene, diciamo, dalla mucca o dalla pecora, dipende che tipo di formaggio volete fare. E dentro nell'animale, nella mucca o nella pecora, la temperatura non sale più di 38 gradi. Ad esempio, questo latte quando viene munto, lui viene... ha una temperatura di 37,5-38 gradi, e per questo motivo noi quando forniamo questo, adesso che mettiamo il caldo, lui non deve superare la temperatura più alta di quello che l'animale ce l'ha già. Ecco, mi preparo. Ecco qua, spento il fuoco, mettiamo il nostro caglio. Ok, adesso lo dobbiamo mescolare un po', che così lui va dappertutto. E dopo lo vedremo come tra circa 40 minuti lui diventerà più solido, cioè proprio vedremo come una gelatina, quasi tipo, sì, fatto come una gelatina. Aggiungo anche un po' di sale. Mescoliamo. Adesso mettiamo il coperchio sopra. Metto anche una tovaglia e lo lascio a calduccio per circa 40 minuti. Allora sono passati esattamente 40 minuti. Adesso ve lo voglio fare vedere come è diventato. È proprio come una gelatina morbida, per cui il caglio ha fatto il suo effetto. Lo dobbiamo tagliare in questo modo.
Sembra difficile, ma in realtà non lo è, perché insomma questi 40 minuti quando sono stati qua io ho fatto qualcos'altro, cioè non è che bisogna aspettare finché. Ecco, lo lasciamo così per altri 5 minuti e dopo torniamo da lui. Adesso quando noi lo rompiamo cosa succede? Che questi fiocchi si rilasciano giù, invece il siero verrà tutto sopra. Adesso vediamo insieme. Vedete che pezzi interi che sono? Per questo vi dico che con il kalio esce anche molto più prodotto che con il limone. Ecco qua, pian piano lo rompiamo. Con il succo di limone avevo capito che tipo vi esce avete sentito la ricotta un po' acida. Ecco, con il kalio questo problema non ci sarà. Adesso pian piano lo premo. Che cosa succede? Adesso il siero mi esce sopra, invece sotto formiamo un legame. Ecco, sembra che sono pezzettini, però se noi facciamo questo passaggio correttamente, si dovrà, cioè adesso si lega tra di loro, ecco. Eccola qua. Insomma, l'altra volta avevo fatto due di questi così bassi con il formaggio primo sale, adesso uscirà molto di più. O se no, se lo vogliamo fare ancora più veloce, basta prendere le nostre ciotole e andiamo così sotto, prendiamo tutto e quando lo alziamo facciamo anche prima, vedete? Voilà! Un po' giù che è un po' troppo. Vedete che bella, mi veniva a chiamarla caciotta magari. C'è, che bello alto che è qua. Qua lo mettiamo qua che sia. Prima facciamo, ecco qua, mettiamo qua dentro tutto. Sono proprio contenta, guardate quanto abbiamo ottenuto. 4 di questi però sono doppi di quelli dell'altra volta. Bene. Vedrete dopo quando lo tagliamo sarà molto liscio, identico a quello che lo compriamo. Adesso siamo al secondo giorno, adesso taglio un pezzo di... Allora, dopo che è stato comunque per un giorno, se vedete che comunque è ancora, vi sembra morbida, tipo inzuppata con siero, allora prendete un po' di sale e mettete sopra anche di latte, perché quando noi mettiamo il sale sul formaggio, il sale tende a indurirla un po' e sarà molto più buona. Ecco, adesso io prendo il sale e lo saliamo bene. In questo modo noi, cioè lei diventerà più dura e in qualche modo, tipo lo stagioniamo. Quando mi arriva qualche prodotto che sono super contenta di loro, di lui, allora voglio condividerlo subito con voi. Ho preso questa insalatiera sulla Amazon e mi trovo molto bene. Ecco, io da anni che provo a cambiarli, quelli là con la maniglia, no, che si gira, a volte si blocca, invece questa, guardate, è perfetta. Anche come colori trasparenti così ti dà la sensazione di pulito, di così più leggera. Ad esempio, se voi lo lasciate anche in cucina così si vede molto più leggera, non appesantisce il vostro piano di lavoro. E poi ha un pulsantino che praticamente lo premi senza appesantire il polso e lui si gira e vi lava molto bene l'insalata. Io comunque già, ecco, è più da un mese che lo uso. Se siete alla ricerca di un prodotto così, vi lascerò il link nella descrizione del video. Usarlo ad esempio, magari avete, non so, vi dedicate alla cucina e avete un vostro studio per fare queste riprese. Nessuna necessità di... No, non Ma giocare e dopo vengo da te, va bene? Nessuna necessità di...